Non ci resta che piangere, una commedia del 1984 diretta da Roberto Benigni e Massimo Troisi, che ne sono anche i protagonisti. Saverio, Roberto Benigni, un maestro elementare, e Mario, Massimo Troisi, un bidello, stanno percorrendo in macchina una strada di campagna. Per evitare l'attesa a un passaggio a livello, prendono una stradina sconosciuta. Dopo un'improvvisa tempesta, i due amici si ritrovano indietro nel tempo, nel paese di Frittole, nell'anno quasi 1500. Così, dopo lo sgomento iniziale, cercano di adattarsi all'epoca. Saverio, la cui sorella è fidanzata con un americano che lui non digerisce molto, decide di intraprendere una missione che potrà salvare l'umanità del futuro: fermare Cristoforo Colombo. Se i due riescono a fermare il navigatore e a impedirgli di scoprire le Americhe, nel futuro Gabriellina, sorella di Saverio, non potrà conoscere il suo fidanzato e sarà felice. Tra le tante avventure che i nostri affrontano c'è l'incontro con Leonardo da Vinci, al quale, passandosi per inventori, cercano di spiegare il funzionamento delle invenzioni moderne, tra cui il treno. C'è anche spazio per una parte romantica. Mario, infatti, si innamora della giovane Pia, Amanda Sandrelli, con la quale passa il tempo cantando le canzoni famose dei nostri tempi, rivendicandone la paternità. Campione di incassi nel 1984 e anche nell'anno successivo, non ci resta che piangere contrappone due capacità comunicative e due tipi di comicità molto diversi. Quello di Roberto Benigni, viscerale e diretto, e quello più sottile e raffinato di Massimo Troisi. L'unione di questi due talenti fuori dall'ordinario riesce, grazie alla cornice narrativa che rende possibile ogni paradosso, a creare situazioni divertentissime, dove i due attori si prendono gioco della realtà, in un susseguirsi di scene che sono ormai entrate nella storia del cinema italiano, come quella in cui Mario e Saverio attraversano la dogana. O l'incontro con Leonardo e anche la lettera a Savonarola. Il tono del film è sempre leggero, e nonostante la trama, quasi inesistente, sia soltanto un pretesto per dare ai due attori la possibilità di realizzare i loro sketch basati sull'improvvisazione, il risultato finale è un classico della commedia italiana, un film che fa ancora ridere anche dopo quasi 40 anni di tempo. Oltre alla versione uscita al cinema, ne esiste un'altra, più lunga, con un finale differente. Il titolo è preso da una poesia di Francesco Petrarca, poeta del XIV secolo. Amanda Sandrelli, al suo esordio al cinema, ha dichiarato che Non ci resta che piangere rimane l'unico film, rispetto a quelli che ho recitato immediatamente dopo, di cui vado fiera e che mostro con piacere ai miei figli. È un film che non invecchia mai. Lo paragonerei a Frankenstein Junior per freschezza e perché credo che anche su quel set si divertirono molto a fare la storia del cinema. L'attrice continua: non c'è mai stato un copione, non l'ho mai visto, al massimo c'era una sorta di canovaccio per qualche scena. Massimo e Roberto la mattina si ritrovavano in roulotte, scrivevano qualcosa e poi si iniziava a girare. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Vi aspetto qui per altri video. Arrivederci alla prossima.